Allevatori in erba, ciao a tutti, oggi un video in un posto che sembra insolito. Siamo in mezzo a campagna dove viene fatta da anni agricoltura convenzionale. Noi stiamo cercando del mangime per le nostre galline e di certo non lo possiamo tirar fuori da terreni convenzionali, quindi un mio caro amico ha reso disponibili 3 ettari di terreno per cominciare a creare un terreno idoneo, a creare un prodotto idoneo. In questo ci è venuto in aiuto l'amico Francesco, che adesso ci racconta il motivo per cui siamo qui oggi e che cosa stiamo facendo. Ciao allevatori in erba. Allora, qui abbiamo avuto la possibilità di iniziare un progetto di agricoltura rigenerativa, grazie anche a Emitta, che è l'azienda con cui lavoro. Qui faremo un progetto partendo dalla semina quest'anno, nella quale siamo andati a integrare un seme microconcime organico, nella speranza di pian pianino apportare quello che manca in questi terreni, che veramente siamo su una delle peggiori zone d'Italia per fare queste prove, ma la sfida è stata lanciata, noi l'abbiamo presa e speriamo di portare a casa un risultato. Ecco, qui sarà un bel progetto per portare e cercare di creare un prodotto, il mais in questo caso, che è pensato per l'alimentazione dei nostri animali. Ecco, quindi noi adesso oggi stiamo facendo la semina. La semina con che cosa? Ecco, la semina di mais la stiamo facendo con un concime, un microconcime organico, rispetto a dei concimi convenzionali chimici. Perché? Perché abbiamo notato, fatte le analisi di questi terreni, che abbiamo sono terreni molto molto poveri dal punto di vista di sostanza organica. Questo è il primo approccio che ci porterà, anche con delle tecniche di lavorazioni nuove, a rigenerare pian pianino questo terreno. Sarà un progetto almeno di 3-4 anni, perché sono i tempi minimi per vedere dei risultati. Ecco, siamo all'estremo, nel Polesine, terreni difficilissimi, speriamo che, ecco, la natura ce la mandi buona. Allora ragazzi, io abito qui da una vita e come potete vedere qui tutti questi terreni da quando sono piccolo sono tutti coltivati a convenzionale, quindi io mi sono un po' stufato di questa cosa e quindi possiamo dire che nella nostra zona cominciamo a cambiare un po' le cose con questo nuovo tipo di trattamento. È vero o no, Francesco? Sì, proviamo a dare una mano a questi terreni, sia per un discorso di conservazione e anche nell'ottica di un maggiore resa anche agronomica nei prossimi anni. È un piccolo passo, sperando che dopo venga seguito dai nostri vicini. Ecco. Speriamo di avere un buon riscontro. Ok, speriamo di dare il buon esempio e di riuscire ad ottenere i nostri risultati in giro di 3 anni, e questo è il primo video che vi testimonierà questo nostro percorso. Abbiamo già fatto l'analisi del terreno e da lì siamo partiti e fra 3 anni vediamo dove saremo arrivati. Quindi noi incrociamo le dita, ce la mettiamo tutta, con la speranza di trovarci qui fra una decina d'anni e di parlarvi di tanti tanti ettari nel Polesine coltivati con una tecnica rigenerativa e naturale. Io Francesco ti ringrazio. Grazie a voi. Siamo ormai a fine aprile, ma sembra che gennaio. C'è un freddo, io mi sono tenuto il cappuccio perché ho problemi cervicali, quindi niente. Ragazzi, questo è il primo passo per un nuovo ciclo agricolo che potrà essere di supporto al nuovo ciclo avicolo nel quale stiamo lavorando noi come Verdemondo da ormai una decina d'anni. Noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video, dove ci sarà il mais a questo punto. Dove ci sarà il mais e dove andremo a fare una concimazione fogliare. Ok, ciao a tutti e a presto. Ciao.